Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». Parola del Signore. Ecco, entriamo con questa domenica in uno dei cinque famosi grandi discorsi che strutturano il Vangelo di Matteo, il discorso della comunità. Sicuramente Matteo ha davanti a sé una comunità precisa e questa comunità, come tutte le comunità, vive dei problemi, delle difficoltà, delle tensioni. E allora Matteo raccoglie in questo discorso le parole che Gesù ha detto e le riflessioni della sua comunità sulla vita all'interno della Chiesa. E allora, che poi questa è una, diciamo, come ci testimonia anche la prima lettura, è diciamo una costante nella Bibbia, cioè il fatto di farsi carico dell'errore, dello sbaglio del fratello, la cosiddetta correzione fraterna. Se un tuo fratello sbaglia, commette una colpa contro di te, dice, prima ammoniscilo tu da solo, poi chiama due testimoni, poi chiama la Chiesa. Chiama la Chiesa. Ecco, Matteo è l'unico che usa la parola proprio Chiesa due volte. Una è questa. Se non ascolterà costoro, dillo alla Chiesa, dillo alla comunità. Cioè, tutta la comunità deve farsi carico, deve preoccuparsi del peccato del fratello. Non cacciarlo via come un malvagio, ma richiamarlo. E questa è una delle cose più difficili, chi vive in comunità lo sa. Anche noi, ognuno di noi sa che quando uno ti fa notare un tuo errore, un tuo difetto, un tuo sbaglio, non fa piacere, anzi ci si difende di solito, no? Ma invece, se fatta con amore, la correzione fraterna è proprio un segno di vicinanza e di preoccupazione. L'indifferenza: ha scelto lui, è una sua scelta, farà come gli pare, peggio per lui. Ecco, questo genere di atteggiamento dimostra che non c'è un vero amore, un vero interesse per l'altro. Una madre, un padre a un figlio che sbaglia, non lo lasciano andare senza dirgli niente, senza cercare in tutti i modi di aiutarlo. Ecco, poi naturalmente ci sono altre parole: quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e cioè Gesù affida alla comunità il perdono. Ecco, c'è il richiamo, c'è la correzione fraterna e c'è la possibilità sempre di nuovo di perdonare, di sciogliere ciò che noi leghiamo e di soprattutto sentire, sperimentare la presenza di Gesù in mezzo alla comunità, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco l'importanza del riunirsi, del pregare insieme. Ecco perché la Chiesa ci dice andate alla messa la domenica, cioè riunitevi in comunità, perché lì c'è la presenza del Signore in maniera più forte. Non che non ci sia anche in casa, per esempio in una famiglia dove si prega insieme, non che non ci sia anche in altri luoghi,
ma quando la comunità è riunita nel nome del Signore, Lui davvero è lì, è presente, parla, ascolta, si dona nell'Eucaristia. Ecco la bellezza di una comunità che si preoccupa del cammino di tutti, anche di quelli che sbagliano.